Ma buongiorno, anche tornata a casa pettinata un altro giorno. Buongiorno, giorno. Allora, volevo salutarvi, sono rientrata dalle ferie, ma sono ancora in ferie. Oggi è lunedì, ho deciso di non iniziare a lavorare oggi perché ho comunque dei giorni di ferie da far fuori e perché voglio prendermi un paio di giorni per sistemare tutta una serie di cose che devo sistemare, partendo innanzitutto la sistemazione della casa dopo 2 settimane che comunque è stata vuota, pavimenti, lavatrici, poi mi devo sistemare io i capelli, le sopracciglia, devo andare a fare delle commissioni, insomma, volevo fare un po' un vloggettino chiacchierato della giornata di oggi, tanto Diego va all'asilo perché c'è il campo estivo questa settimana, e, lo porto e ci riaggiorniamo. Ma buongiorno, c'è questa luce un po' stranina. E come per magia sono le 10. Allora, ho portato Diego all'asilo alle 8:30 dicendo: ah, che figo, come ho fatto in fretta. Peccato che poi tornando indietro, peccato, mi sono fermata a parlare con la mia vicina un'ora. Quindi mi sono fermata a chiacchierare con Andrea un'ora. Questa è la pulizia del mio muro qui dietro, dobbiamo dare il bianco, ma penso che questa cosa non verrà fatta per altri 5 anni. Quindi mi si sono già sballati tutti gli orari. Comunque, non fa niente. Io ho un elenco di cose da fare oggi, di cui una è stata pesarmi. Ho preso 3 kg. Non ho preso 3 kg in vacanza. Sono già partita, che secondo me avevo 1,5 kg più del previsto, diciamo la verità. È da agosto dell'anno scorso che non seguo una dieta o comunque un'alimentazione specifica, ma ho mangiato in quest'anno assolutamente a cacchio, quindi direi che questi 3 chiletti che devo perdere potevano anche essere molti di più. Colazione l'ho fatta. Il programma di oggi prevede pulizia del pavimento con spolveraggio, disfare la valigia, sistemarmi le sopracciglia, guardate, non le tiro da 3 settimane, le devo sistemare, fare un impacco ai capelli, maschere, poi se riesco fare un'oretta di yoga in zona pausa pranzo, andare all'Eurospin perché devo passare in palestra per farmi il certificato medico, devo prendere appuntamento per farmi il certificato medico e poi volevo andare all'Eurospin. Questo coso nuovo che ho devo un po' imparare a gestire le misure, è quello che ho preso in vacanza, ma il mio di prima mi piaceva molto di più. Vabbè, pace, l'ho rotto. Lo ricomprerò uguale. Dicevo, andare in palestra per prenotare la visita medica, così la posso riprendere, anche se nel frattempo mi sono allenata con BodyFit. Tra l'altro, nell'ultima settimana, negli ultimi allenamenti che ho pubblicato, 3-4 ragazze mi hanno chiesto un po' come funziona BodyFit e se io mi ci trovi bene, ma magari ne parliamo poi con calma su Instagram. Ho inalato la polvere, ok? Eurospin, perché quando sono andata a trovare mia zia, mi sono fermata in questo Eurospin del suo paese per comprare i pannolini di Diego. Spannolinamento? Che cos'è lo spannolinamento? Noi qui? No, ma anche questo è un altro discorso che non interessa di più. Mi sono fermata all'Eurospin, io devo prendere solo i pannolini, ma ho visto un sacco di cosine interessanti che vorrei andare a sbirciare. E visto che so che qui in zona abbiamo un Eurospin, quando finisco di fare tutte le cose di casa, mentre vado in palestra a prenotarmi per l'appunto la visita medica, passo anche all'Eurospin. Due chiacchierine. Ho cambiato però location perché lì c'era veramente una luce orrenda. Allora, vabbè che non sono proprio ipersistemata e carina, però pure con la luce orrenda direi di no. Vabbè, 2 settimane e mezza di pavimento da pulire, potete capire adesso nella prossima ora quanto io sarò impegnata. Due chiacchiere prima di iniziare, però vacanze andate bene dal mio punto di vista. Papi è già uno un po' più insofferente, lui dopo una settimana inizia a sentire la mancanza della moto da cross, della sua bici, delle sue cose. Io invece, a parte il mio letto, i miei spazi e il gatto, devo dire che stavo benissimo. Andate bene, era la prima volta che visitavo quella parte della Puglia, perché per chi non lo sapesse, i miei genitori sono pugliesi ma di Taranto, quindi io andavo in vacanza sempre sul lato ionico, avevamo la casa di là. Mio zio ha una casa vicino a Otranto, in provincia di Lecce, quindi anche quella parte del Salento la conosco. Non ero mai stata dove siamo stati e mi è piaciuto perché, vabbè, Diego non è proprio ancora un tipo da spiaggia, diciamo. A lui piace tirare le pietrine, ma
non è che si faccia sti bagni e ste robe, quindi la mattina stavamo in spiaggia o davanti all'appartamento che era a 50 metri, oppure prendevamo le bici e tramite due sentieri, due percorsi ciclabili che avevamo trovato entrambi in mezzo agli ulivi, bellissime, andavamo in spiagge un po' più grandi e sabbiose. Poi pranzo tendenzialmente a casa, pomeriggio Pisolino e poi o rimanevamo lì o giravamo. Abbiamo visitato Locorotondo, Cisternino, Polignano a Mare, Monopoli, bellissima. Lì vicino dove stavamo noi a Savelletri, Savelletri è anche molto carina, piccola piccola però caruccia, ci sono anche molto vicini, facilmente raggiungibili, Ostuni, Martina Franca, Alberobello, insomma è stato un posto che come punto di mare ho trovato meno bello rispetto alla litoranea tarantina salentina, molto più ventilato, mare tendenzialmente un po' più mosso, meno bello, però per visitare secondo me è meglio come punto, quindi ecco, ve lo dico così a livello informativo. Ok, io finisco il mio powerino, per l'appunto devo un po' rimettermi in carreggiata perché ho passato 2 settimane a mangiare comunque dolci, fritti, roba salata, molto lievitata, quindi ho indubbiamente 1,5 litri di liquidi da smaltire, però pace, cioè ci penserò adesso nel prossimo mesetto, niente di tragico. Mi rimetto per l'appunto un po' in carreggiata con lo sport, con tutte le mie cose, ma adesso mi dedico alle cose casalinghe e noi ci aggiorniamo più tardi quando magari mi faccio un po' qualche trattamentino, non c'è bisogno che io stia a filmare mentre passo l'aspirapolvere e lavo il pavimento. E dopo. Allora, qui prosegue il tutto abbastanza in orario, diciamo. Ho diviso tutte le cose che avevo nel borsone per tipologia, così adesso vado a rimettere tutto a posto. Queste sono le cose pulite, diciamo, che non ho forse manco mai utilizzato, che comunque non ho messo in lavatrice. Dopodiché stavo pensando di andare per l'appunto all'Eurospin, ma forse è meglio andarci a stomaco pieno, quindi dopo pranzo. Ecco lì la prova che ho pulito il pavimento. Certo che con il pavimento pulito è sempre tutto molto più bello. Quindi adesso faccio così, sono le 11:23, metto a posto i vestiti e poi faccio magari una mezz'oretta, un'oretta di yoga, così mi calmo un attimino. Poi faccio pranzo, non so se riuscirò a fare tutto quello che volevo fare oggi, devo essere onesta, ci provo. Anche perché è uscita una variabile, ovvero lavorare domani, martedì, e prendermi venerdì di ferie. Dai, cerco di fare tutto, ci provo. Ora vado a mettere a posto tutta questa roba qui. Diciamo che nel frattempo potrei mettermi in posa una maschera. Ecco, ottimizziamo, facciamo questa cosa. Allora, mi sono spostata qui al tavolo della cuisine perché mi serve questa luce. Devo tirarmi prima via tutte le sopracciglia e poi maschera e poi impacco i capelli. No, mi vergogno quasi a farmi vedere con sta roba, ma è stata una vacanza veramente difficoltosa per quanto riguarda la gestione dei capelli. Poi magari ve lo racconto. Vi dico sempre poi magari ve lo racconto e poi non vi racconto niente. Perdonatemi. In effetti ci ho impiegato un secondo. Ovvio, aver sotto il disegno fatto con il microblading mi dà una traccia. Me lo metto anche qua, tanto questo è anche un po' idratante, così dove ho tirato via i peletti. Spero mi vada a fare un po' di azione lenitiva. Dicevo che avere sotto la traccia del microblading è molto comodo perché so esattamente quali sono i peletti che devo andare a togliere e non faccio grossi disastri. Cioè, meglio toglierne magari uno in meno che non in più, ritrovandomi poi con i buchi, che è poi quello che ho fatto quando ero ragazzina. Ecco, che a forza di tira, ho rovinato delle sopracciglia che al naturale sarebbero state perfette, bellissime, però se facciamo le stupidaggini da adulti, figuriamoci da teenager, io perlomeno. C'ero proprio cascata in pieno. Ok, adesso che ho la maschera in posa, quella dei capelli la faccio dopo, perché se poi non ce la faccio, boh, me li lavo in maniera normale, punto e basta. Adesso che ho la maschera in posa, vado a sistemare un po' anche sul collo. Ne ho ancora per una applicazione di questa maschera, che sì, trovo ok, non è una delle mie preferite, devo essere onesta, però ormai l'ho praticamente finita, quindi why not. Vado a mettere a posto tutti i vestiti, dopodiché per l'appunto sono le 11:30, yoga, pranzo e poi esco, così non esco a stomaco vuoto e non mi lascio tentare dalle schifezzettine.
Ok, momento yoga vinyasa. Ah no, ha già cominciato. Ho fatto questi 45 minuti di vinyasa con questa trainer che si chiama Deborah Geller. Sono stanca. Adesso mangio. Il problema principale è che non ho frutta e non ho verdura. In realtà ho due pomodori, quindi penso che ovviamente mangerò quelli. Dopodiché devo vedere se i negozietti qui sotto, io ho un paio di alimentari, sono aperti per andare a fare un po' il pieno di frutta e verdura, oppure se prenderla al supermercato, cosa che normalmente non faccio. Tendo comunque a comprare frutta e verdura ai negozietti, non al supermercato, però se mi ci trovo faccio lì. Ok, vado a mangiare. Oltre ai pomodori, penso che oggi mi preparerò i nuggets vegetali. Adesso mangio. Ah, vi faccio vedere anche cosa mi sono preparata da bere, perché un altro dei problemi di questo mio aumentino di peso, secondo me, è dovuto anche al fatto che in vacanza ho bevuto pochissimo. Non sono una che si porta dietro la bottiglia, tendo a non bere durante il giorno. A casa mi è più facile perché ho qua le caraffe, le bottiglie, le tisanine. Le ho quasi finite, ho preparato in questa a luglio, le ho bevuti parecchio. Tisana a freddo, frutti rossi, fragola, lampone, vite rossa di L'Angelica. Il problema è che oggi l'ho fatta, ma l'ho fatta da tirchia, perché ho messo una sola bustina e dovrei metterne due, infatti non sa di niente. Procede questa super giornata con il mio pranzo. Ci sono anche dei tarallini perché non ho fondamentalmente ucciso nessuno, nonostante i 3 kg che devo perdere, ed è questa roba qua a base di soia, verdure, soia e sta roba qua. Era in offerta al super e l'ho comprato. Più veloce d'Italia, secondo Google. Adesso anch'io sarei al top. Rivincita, vieni su sky.it. Ah, sono tornati ricci. Allora, vi racconterò poi in un altro momento, sì, lo so che ve lo dico sempre, del dramma ricci che ho vissuto al mare. Ma volevo dirvi in questo momento un'altra cosa. Capite anche a voi che quando avete da fare 800 cose vi mettete pam pam pam, quando ne avete da fare tipo 3 trovate tutti i modi per perdere tempo? A me sì, esattamente quello che sto facendo oggi. Sembro ancora un po' pazzerella, ma perlomeno i miei ricci, adesso a parte la coda di Harry giù, sono tornati a essere definibili tali. Comunque io li taglierei un po', so che ne avevamo già parlato e ci sono pareri contrastanti, però guardate un po', se li tagliassi un po', che è meglio, come diceva, puffo quattro occhi. Finiamo questo utilissimo video chiacchierata di oggi con, allora, che cosa ho utilizzato per lo styling. Allora, shampoo purificante Divina, maschera dopo sole sempre Divina, come styling crema tutto Divina, tutto mi trovo bene con Divina, crema e gel styling combo, e poi per dare una lucidatina ho messo un po' di Giada olio secco lucidante Ricci, quindi questo styling qua. Poi vabbè, fa comunque molto molto caldo oggi, quindi li ho già subito legati, tirati su eccetera eccetera, però rispetto a come ho tenuto i capelli terribili 2 settimane al mare, perlomeno questi li riconosco, sono i miei capelli. Allora, chiudiamo con un piccolissimo svuota la spesa, così metto tutto in frigo e poi ci salutiamo. Sono andata per l'appunto, Harry scendi, all'Eurospin e ho preso pan di segale, insalata sfiziosa, dividiamo frigo da quello da quel, mandorle sgusciate che tengo portata di mano perché mi faccio uno snack, protein, questo drink protein gusto vaniglia, frigo. Grazie amore mio, grazie. Vuoi un biscotto? Aspetta, così vedete anche Dieghino che si mangia il biscotto. Poi sempre da frigo, e anche qui ne tengo fuori una che sarà la mia merenda, che bello, la pesca. Come piacciono a me le pesche per merende spalmate su una cheesecake? Ma no, vabbè. Poi burger alle melanzane con pomodori, sempre frigo. Prugne e fibre vegetali, perché abbiamo avuto dei problemini qui, quindi prugnette. Poi delle barrette.
Ne ho prese due. Protein budino. Mi piacciono queste schifezzette protein. Skyr vaniglia. Albicocche, sempre per i miei spuntini. Poi ho preso questi, mi ispiravano. Fusilli freschi di farina di lenticchie. Zucchine transgeniche. Salviette, perché costavano 1,80, mi sembrava un ottimo prezzo. Fagioli e tonno. E protein senza grassi, 17 grammi di proteine, bla 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 bla. Sempre per la mia collezione di robe protein da mettere in frigo. Ragazzi, vi saluto, vado a mettere tutto a posto, sono rientrata ufficialmente. Oggi abbiamo parlato del nulla per non so quanti minuti, però vabbè, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Noi ci vediamo presto, se avete domande me le scrivete qui sotto, se riesco vi rispondo. Se no ci si aggiorna anche su Instagram. Un bacione a tutti, ciao!